direttore da Follow Me. Avanti, Follow Me. Richiede autorizzazione per attraversamento pista. Attraversamento pista autorizzato, Follow Me. I piloti del 313° gruppo addestramento acrobatico dell'aeronautica militare, la giornata inizia sempre allo stesso modo, come in tutti i gruppi di volo dell'aeronautica militare, con un briefing. Il comandante delle frecce tricolori incontra i suoi uomini, mette in evidenza le particolarità di quella giornata, di quella specifica manifestazione. Prima siamo alla vigilia di questa partenza, e fate la parola va quindi al capo formazione. Ultime rifiniture sul volo da eseguire. Si prendono gli ultimi riferimenti, mentre la concentrazione è visibile sui volti di tutti. Siamo nel vivo. Appuntamento alla vestizione. Gli specialisti, intanto, trainano gli aeroplani, gli Alenia Air Machi MB 339 Pan, in linea di volo, pronti anche loro. Tuta anti-G, giarrettiere, casco e ai velivoli. Gli specialisti eseguono gli ultimi controlli all'impianto idraulico, all'avionica, al motore, nell'abitacolo, ai comandi, al seggiolino e attendono l'arrivo dei piloti in linea di volo. Eccoli, i piloti delle frecce tricolori. Pony Zero, il comandante, è già in biga. Pony 1, il leader, al centro. Pony 6, primo fanalino, leader della seconda formazione. Pony 10, il solista. Pony 2 e 3, primi gregari, sinistro e destro. Pony 4 e 5, i secondi gregari, sempre rispettivamente sinistro e destro. Pony 7 e 8, i terzi gregari. Pony 9, secondo fanalino, il vertice posteriore della formazione. Tutto inizia con i piloti fermi di fronte al proprio velivolo in linea di volo. Al comando del leader, i membri della formazione si dirigono contemporaneamente agli MB 339 ed eseguono il consueto giro di controlli esterni, togliendo le spine di sicurezza. La parte più emozionante e spettacolare di un'esibizione delle frecce tricolori è sicuramente rappresentata dal volo. L'incessante alternarsi di figure disegnate nel cielo dalla formazione e dal solista in una esaltante armonia. Ma lo spettacolo inizia già qui a terra, al parcheggio, prima che i piloti entrino nell'abitacolo. Nei minuti che precedono il decollo, si svolge in una sequenza che ha del rituale la serie delle operazioni che precedono l'avviamento del motore e il rullaggio, procedure eseguite in perfetta sincronia. Finito il walk around, così si chiama in gergo questa passeggiata intorno all'aeroplano, i piloti si posizionano di fianco al velivolo in compagnia dello specialista. Nuovo ordine del capo formazione, il numero uno, e i piloti entrano nell'abitacolo. Si legano,
con l'aiuto degli specialisti, al seggiolino eiettabile. Vestono il casco, mettono in moto e chiudono il tettuccio. L'emozione è al massimo. Ora si parte davvero. Blocchiamo il tettuccio. Chiudiamo il tettuccio, ora. Inseriamo la spina, ora. Saltatore, buongiorno, la pari 01. 01, rivoltatore, buongiorno. 10 velivoli, rullaggio per il cielocampo. 1, arrivato punta attesa pista 06, vento calmo, QNH 1020, Questepo 1014, riporterà punta attesa 06. 1014, in uso la 06, chiediamo di riportare punta attesa 24 per successivo back track decollo 06. 1 ricevuto, riporterà punta attesa pista 24. Riporterà. Pronti con lo slam, motore, ora. Pronti per la prova dei fumi. Bianchi e colorati, via. Via. Via, i bianchi e colorati, ora. Idol. Oxylite, ora. Motore 9-7. Per la prima sezione, pronti con i premi, via. 110, andiamo su. E noi prepariamoci alla fase di decollo. Fermi così, freni carrello, ora, flap, ora, 45. 50, riduca 95. Tutti e 10 gli aeroplani, si arriva a una velocità di 220 km orari più o meno di fronte alla linea del pubblico, cioè di fronte a voi. Dai, entra, sta a posto. Scoppiata a posto. Signore e signori, la pattuglia acrobatica nazionale. Colorati, via. 3.30 con le 9.4, andiamo su. Su a 640 km orari. Su. Tiro di più. Rilascio, riduco, in piedi, via colorati, ora. Verso i 1500 metri di quota, più o meno la quota delle montagne. E dritti così, fumi bianchi, via. 3.30 con le 9.2, andiamo su. Su, verso l'alto. Pronti per l'apertura, via. Si inizia la prima manovra di separazione, questo è il cardioide. Il tenente Marco Zoppitelli sulla pista in questo istante, il primo incrocio, ora! Via il fumo e andiamo su! Seguite ancora le due sezioni, guardate la simmetria delle manovre. Da sinistra sta arrivando il solista, tornò in quattro tempi. Uno! In volo rovescio, due! Di fronte, tre! Poi, come è nelle migliori tradizioni in tutti i solisti, una virata strettissima alle massima accelerazione che allontana. E andiamo giù un filo a destra e qui iniziamo a caricare e andiamo su bene a sinistra ora. Rilascio e riduco. 2,9, 2,50. Questo è il tonno in formazione a diamante che porta adesso i piloti a raggiungere i 750 metri sopra le vostre teste. Loro sono alla vostra sinistra, il solista, fumata bianca, tutto alla vostra destra. Volo rovescio per lui in questo istante, poi preparatevi al tonno. E ancora, volo rovescio, via! Via. Esterni, via. Rombo, via. Torno.
ci lascia un attimo di respiro. Se la formazione a destra, lui arriva dalla vostra sinistra. Prima lo abbiamo visto ruotare una sola volta sulla pista. Queste sono 5. 1 al centro, 2 continua, 3 e ancora 4 e 5 in fase finale, nella zona finale della pista di rivolto. Poi stretto di nuovo a sinistra. Questo è il cuore delle frecce tricolori, il simbolo della passione, cuore che si disegna nel cielo di rivolto ora. E tutto alla vostra destra, arriva il solista della pattuglia, sottolinea il cuore, perché non ci vuole solo la passione, ci vuole anche l'estro, la fantasia che lui sta a rappresentare con questo volo rovescio. Via, si colorati, ora. Solista è già in testata pista, ha anticipato la sua manovra, entra per la fase tecnica del suo volo. Siamo nel momento in cui ci deve dimostrare che cosa l'MV339 è in grado di fare. Lo fa con questa particolare virata Snyder, cioè una virata strettissima alle massime prestazioni del velivolo. 360 gradi di virata, 7,5 G di accelerazione, ma non finisce qui. Al centro, volo rovescio e su! Dritti così, 4 e 5 bianchi, via. 3,40 con il 9,4, 4 e 5 a posto, via. Da disegnare un'altra formazione, la riconoscete adesso, è il calice. In piedi rilascio e riduco un filo. Abbiamo 4 e 6 col 135, usciamo dritti così. Lentamente il numero 10 ruota sui 3 km di pista dell'aeroporto di rivolto. Velocità intorno ai 500 km orari per lui e una direzione e velocità di rotazione costante. E andiamo su bene. A destra ora. Lascio e riduco. 2,7, 2,50. Per poi allontanarvi a destra e lasciare lo spazio al solista che è di fronte a voi, leggermente a sinistra, poco sopra la linea degli alberi per questa virata Snyder negativa. Massime prestazioni di nuovo per il suo velivolo. Casco bianco in primo piano del numero 10. Linea di fronte, via, colorati, via. 3,40 con il 9,1, andiamo su. E questa è la nostra bandiera che sale su, sull'aeroporto di rivolto. Signore e signori, le frecce tricolori! Pronti per l'apertura, via! Su con lui verso l'alto, verso il blu del cielo, velocità che scende per effetto della forza di gravità, quindi lui riduce il motore lentamente, lascia che l'aeroplano riduca la propria velocità. Ancora fermi così nel cielo, giù per la scampanata. Conosce il volo delle frecce tricolori, sa che sta per assistere a una manovra unica nel suo genere.
è l'unica manovra nella quale le due sezioni sono separate. Una è di fronte a voi, l'altra è tutta alla vostra sinistra. Quella a sinistra è una freccia scagliata dal capo formazione, quella al centro disegna un gigantesco bersaglio. La freccia colpisce il bersaglio esattamente nel centro. Questo è l'incrocio verso l'alto. Superiamo i 550 km orari in asse pista in questo istante. Il numero 10 sale su verso l'alto, l'unico jet al mondo, e l'abbiamo fatto noi italiani, l'MB339, che può eseguire il Lamsoak. Gli aeroplani, l'incrocio mozzafiato della pattuglia acrobatica nazionale. Lentamente esegue il tonno a botte. Se volete vedere il 339 in una configurazione particolare, guardatelo ora. E ancora, lasciatelo salire, via. Avete sicuramente notato che il solista aveva il carrello abbassato. Il carrello abbassato in questa manovra serve a dimostrare le doti di volo e la capacità di volo del pilota e dell'aeroplano. Si inizia ad andare giù piano a destra. Qui lo rallento e fermi così. Alla vostra sinistra, ore 11, sta arrivando il solista, faro bianco di lui, punta decisamente verso il basso ed esegue il volo folle. L'esibizione è finita. È l'ultima figura del programma, la luna. Le frecce tricolori stendono un immenso tricolore. È il sigillo finale. È il naturale epilogo di un'emozione fortissima e intensa, durata solo 25 minuti, che ora, proprio nelle fasi conclusive del volo, raggiunge il suo apice. Un'emozione che lascia un segno indelebile tra gli spettatori e stabilisce e rafforza quel legame indissolubile tra la pattuglia acrobatica nazionale e il suo pubblico. Un pubblico schietto, generoso, che non ha divisioni né confini, ma appartiene al mondo della passione più autentica, la passione per l'acrobazia aerea con la A maiuscola, di casa da oltre 80 anni, in aeronautica militare. È la storia professionale di ciascuno dei componenti, piloti e tecnici della PAN a parlare. Sono tutti uomini dell'aeronautica militare e come i loro colleghi in servizio presso le altre unità della Forza Armata si preparano quotidianamente per compiere al meglio la loro missione al servizio dell'Italia. Con il loro operato esprimono quei valori, quelle caratteristiche e quelle peculiarità che sono patrimonio culturale di una nazione prima che di una forza armata. Ardimento,
capacità, disciplina, affiatamento, spirito di appartenenza, generosità, sofisticata creatività e soprattutto senso dello Stato. Su questi pilastri poggia il lavoro di tutti i giorni del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, Pattuglia Acrobatica Nazionale, capace di stendere il tricolore più lungo del mondo.